Le Bernardis Protein sono delle proteine appositamente studiate per permettere a chiunque di poter seguire senza difficoltà una dieta chetogenica basata esclusivamente sull'apporto proteico, senza assunzione ovviamente di carboidrati, elemento caratterizzante della dieta chetogenica, e neanche di grassi. Anche grassi insaturi, oltre a quelli saturi. La dieta chetogenica basata sulle proteine si ispira praticamente ai principi del professor Blackburn di Harvard, il quale aveva a suo tempo iniziato con la dieta aminocitica, poi si è visto che la dieta aminocitica aveva un inconveniente, cioè che gli aminoacidi semplici, in particolar modo i ramificati, vengono rapidamente utilizzati per la gluconeogenesi e rapidamente metabolizzati, lasciando, diciamo, scoperto un lungo periodo di tempo fra un pasto e l'altro, portando a cali glicemici significativi. Ecco perché si è passati nel tempo poi all'impiego delle proteine intere, in particolar modo le proteine del latte facilmente isolabili, ma è proprio qui il punto. Quali proteine noi dobbiamo andare a utilizzare per seguire idealmente una dieta chetogenica basata sull'esclusiva assunzione di proteine sotto forma di integratori o proteine animali o proteine vegetali? Bene, la dieta e le proteine che noi dobbiamo andare a assumere devono essere delle proteine, proprio come ci dice il termine, in grado, quindi le proteine sono elementi di sintesi di una sequenza di aminoacidi che noi ricordiamo essere in realtà 20 aminoacidi come le lettere dell'alfabeto, in grado di costruire tutte le proteine, dalle vegetali alle animali, che noi abbiamo sulla pianeta Terra. Bene, queste proteine, praticamente, rispetto agli aminoacidi semplici, devono avere un rilascio lento di aminoacidi, ma più che di aminoacidi semplici, devono fornire un rilascio lento di oligopeptidi, cioè in particolar modo di di- e tripeptidi, cioè costituite, molecole costituite da due o tre aminoacidi. Capendo che solo in questa forma i nostri villi intestinali le assorbono e le portano a, diciamo, nutrire i muscoli, a favorire la sintesi proteica ribosomiale a livello muscolare. Bene, quindi se noi introduciamo degli aminoacidi semplici, come possiamo trovare i vecchi MAP, Master Amino Acid Pattern, o i nuovi SOM formula e quant'altro, questi aminoacidi purtroppo nel nostro organismo avranno una brevissima durata. Anzi, molta quota di questi aminoacidi si trasformerà rapidamente in glucosio, in zucchero, creando in un tempo brevissimo un sovraccarico epatico di amine, di gruppi aminici, di basi azotate, che il nostro organismo è costretto a livello epatico ad espellere sotto forma, attraverso il ciclo dell'urea, un fegato che già è impegnato in due funzioni fondamentali. Uno, la neoglucogenesi, per questo noi forniamo l'integratore proteico o proteine animali e vegetali, e la chetogenesi, ossia la capacità di produrre corpi chetonici dal prodotto finale del metabolismo, del catabolismo dei grassi, cioè la beta-ossidazione. Bene. Quindi, nel momento in cui noi assumiamo una proteina, dobbiamo avere chiaro, chiarissimo, che questa proteina deve essere, e se la facciamo per una dieta, non per cercare effetti anabolizzanti, cioè di crescita muscolare, come fa un bodybuilder o uno sportivo, ma è di reintegrare subito le masse muscolari perse durante lo sforzo fisico e stimolarne la crescita. No. Il nostro obiettivo è quello di mantenere le masse muscolari che noi abbiamo, evitando il catabolismo muscolare, che purtroppo è una conseguenza diretta di un digiuno
non, in cui assoluto, in cui non si assume un macronutriente come le proteine, bene, noi dobbiamo assumere una proteina che abbia un rilascio lento, che venga metabolizzata, digerita, meglio ancora il termine, lentamente all'interno del nostro organismo. Quelle che noi chiamiamo le slow protein, la proteina a lento rilascio di aminoacidi, ma in realtà noi sappiamo che la proteina a lento rilascio non rilascia solo aminoacidi, anzi ne rilascia pochissimi, ma rilascerà quote altissime di oligopeptidi in forma di D e tripeptidi, che così vengono assorbiti a livello intestinale, messi in circolo e vengono veicolati direttamente verso la sintesi muscolare proteica e non verso il fegato per essere catabolizzati in alfa-chetoacidi, perché gli aminoacidi liberi, escluso il triptofano, quello è un aminoacido aromatico che il fegato non vede proprio, insieme alla fenilalanina, gli aminoacidi aromatici il fegato non li tratta proprio, non li considera proprio, li lascia camminare liberi all'interno del nostro sangue, e solo una parte di questi aminoacidi ramificati li trasforma in una forma diversa chiamata 5-idrossitriptofano, che poi attraverserà la barriera ematoencefalica come tale, come 5-idrossitriptofano, e potrà diventare il substrato, il precursore della famosa serotonina, ormone della sazietà e ormone della felicità, che insieme alla dopamina rappresentano, che a sua volta è chiamato l'ormone, il neurotrasmettitore della ricompensa, cioè ogni volta che io praticamente faccio qualcosa, questo qualcosa mi darà piacere se nel mio cervello si libera dopamina. Poi ci sono sostanze che si comportano nella stessa maniera dopamina, che sono chiamate droghe come la cocaina, e quindi molta gente le assume perché vuole ricompensarsi da solo. Ora, il concetto, la composizione di queste proteine è una composizione quindi fondamentalmente basata sul concetto della dieta e quindi sul lento rilascio di dipeptidi, tripeptidi e aminoacidi liberi o semplici, che vanno praticamente a coprire uno spazio molto importante fra un pasto e l'altro, cioè circa 7 ore, 420 minuti, che ci permettono così praticamente di sostenere un paziente, una persona, uno sportivo anche, che voglia praticamente utilizzare il suo grasso come fonte energetica senza intaccare le masse muscolari, sostenendo una valida neoglucogenesi che gli permetterà di svolgere tutte le attività lavorative, tutte le attività sportive e intellettuali che lui desidera, senza avere cali glicemici significativi, anche perché nel nostro organismo ci sono dei tessuti o organi alcuni che si nutrono direttamente dal sangue, direttamente di glucosio, prelevandolo dal sangue in modo diretto, senza aver bisogno, come il grasso, come il fegato, come i muscoli, di un intermedio, di un ormone intermedio endocrino prodotto dal pancreas chiamato insulina. Questi tessuti che prelevano direttamente il glucosio in continuazione dal nostro sangue, in questo momento che io parlo si stanno nutrendo, sono il cristallino, la retina, i globuli rossi, i globuli bianchi, le vie spermatiche, i tubuli renali, la medulla surrenale, il surrene in genere. Quindi stiamo parlando di un'importanza fondamentale, che è quella di mantenere costante la glicemia, che noi dobbiamo mantenerla per tutto l'arco di tempo fra un pasto e l'altro, garantendo così, attraverso la gluconeogenesi, una costante glicemia senza andare a intaccare i muscoli. Da cosa sono composte le nostre proteine? Dal caseinato di calcio per l'87%, da aromi che rendono questa proteina del latte gradevole a seconda dei gusti. La nostra proteina quindi è una proteina composta da caseinato di calcio per l'87%,
da aromi che la rendono gradevole, in quanto questa proteina potrebbe essere sgradevole senza la presenza di lattosio al suo interno, e gli aromi sono basati sul cacao, al sapore di cioccolato, fragola o vaniglia. In più aggiungiamo degli aminoacidi semplici di rapida utilizzazione per accentuare il processo di neoglucogenesi, come l'isoleucina. Inoltre aggiungiamo componenti importanti come il triptofano, un altro amminoacido fondamentale, essenziale per innalzare praticamente la disponibilità di 5 idrossi di triptofano per la barriera ematoencefalica e dare quel senso di sazietà, riducendo nel paziente quella sensazione di fame che può disturbare, soprattutto nelle fasi iniziali, un paziente che approccia a questa dieta basata soltanto nell'assunzione delle proteine per conservare la massa muscolare e sostenere così la neoglucogenesi senza intaccare i muscoli. In più, oltre al triptofano, che viene introdotto in una quota non dopante 0,3 grammi su 100 grammi, abbiamo la citrullina e l'ornitina, che oltre ad essere precursori dell'arginina, che è inutile che sto a sottolineare l'importanza dell'arginina, essendo poi la base, il precursore del famoso ossinonitrico chiamato farmacologicamente conosciuto come Viagra, che è quel vasodilatatore che apre le nostre arterie a livello periferico, contrastando la vasocostrizione, migliorando lo stato di salute generale e di nutrizione dei nostri tessuti, ben sapendo che un tessuto scarsamente ossigenato è un tessuto più facilmente soggetto all'insorgenza di infiammazione e tumori, perché sappiamo che le infiammazioni, in particolar modo quelle croniche, che tra l'altro sono fattori precursori della situazione, che di solito precede l'insorgenza di una neoplasia, benigna o maligna che sia, praticamente sono tessuti dove le cellule hanno una prevalente, essenziale attività anaerobica, glicolitica, non ossidativa. Invece noi, aumentando la disponibilità dell'arginina e quindi della base azotata, precursore dell'ossido nitrico, noi aumentiamo la vasodilatazione periferica, soprattutto a livello capillare, in particolar modo nei corpi cavernosi, che noi sappiamo avere due tessuti caratterizzati da capillari con caratteristiche cavernose, che sono quelle presenti nei corpi penieni e del pene e nella retina. Quindi dare questi elementi è fondamentale. Inoltre la citrullina e l'ornitina, è inutile che io lo sottolineo, ma lo ripeto, sono i due elementi essenziali che servono praticamente all'epatocita per gestire i gruppi aminici che arrivano dalla neoglucogenesi attraverso l'azione dell'transaminasi, che da un aminoacido produce un alfa-chetoacido, liberando un gruppo amminico NH2 che dovrà essere, che viene trasformato rapidamente in ammoniaca, e questa ammoniaca deve essere eliminata dal nostro organismo sotto forma di urea, che la disattiva, mediante il ciclo dell'urea, in cui l'ornitina e la citrullina fanno da trasportatori, da catalizzatori. Poi dobbiamo ricordare la presenza anche della taurina, che ha un'azione stimolante in lunghi periodi di digiuno, anche se un digiuno semidigiuno basato su un semidigiuno proteico diventa faticoso poter sostenere questa dieta. Quindi siamo favoriti dalla taurina, che in fenomeni abbastanza carenziali può essere, come nel latte materno, praticamente la taurina viene aggiunta perché ha una componente di stimolazione e costituisce una sorta di amminoacido essenziale nel bambino, che poi nell'adulto noi siamo in grado di produrlo, ma dando questa disponibilità ulteriore miglioriamo l'effetto della taurina. Bene. Poi c'è una quota di dolcificanti, quali il sucralosio, che noi diamo per rendere gradevole
questa proteina del latte e poi aggiungiamo ovviamente il potassio, cloruro, citrato, che sono praticamente gli elementi fondamentali per dare praticamente al nostro organismo quella quota di sali minerali che noi sappiamo essere fondamentale, in quanto molto scambia, diciamo, con il potassio, il rene scambia utilizzando il potassio con lo ione idrogeno, abbassando i livelli di acidità all'interno del nostro organismo, che comunque una dieta chetogenica tende leggermente ad aumentare, non a livello ematico ma a livello tissutale, ma soprattutto fornisce quella quota di elettroliti, almeno per quanto riguarda il potassio, che sappiamo essere il catione più importante intracellulare, per permettere di far arrivare alla membrana cellulare a quella carica elettrica di 149 mili equivalenti, che danno la ripolarizzazione della membrana cellulare, permettendo alla cellula di svolgere le sue funzioni, o che sia una cellula nervosa o che sia una cellula muscolare di un muscolo scheletrico come il bicipite brachiale o il quadricipite, oppure la cellula cardiaca, è sempre una cellula scheletrica striata. Quindi le nostre Bernardis Protein sono un valido sostituto. Noi, per esempio, la mattina dobbiamo fare colazione, anche se non sarebbe necessario, perché di solito la mattina la gente si sveglia senza appetito. È necessario, è importante nutrire la massa magra, i muscoli, e soprattutto sostenere la neuroglucogenesi. Sostenere la neuroglucogenesi fin dal mattino annulla quel bisogno di zuccheri, di glucosio, in quanto la glicemia resta costante, e questo permette in modo tranquillo lo svolgimento della funzione chetogenetica, che ha l'organo epatico, il vero laboratorio chimico del nostro organismo, la macchina chetogenica, che è quella praticamente che attraverso la beta-ossidazione, che è la vera macchina brucia grassi, produce questi tronchetti che si riuniscono a formare chetoni, che poi, liberati dal fegato nel circolo ematico, raggiungono i muscoli e raggiungono praticamente soprattutto il cervello, fornendo quella quota di chetoni necessari al cervello. Infatti l'aceto acetato attraversa la barriera ematoencefalica, entra nel cervello, si trasforma in beta idrossibutirrato attraverso l'idrossilasi, e praticamente il beta idrossibutirrato è il substrato che poi utilizzerà come fonte energetica. Quindi la proteina che noi abbiamo nelle nostre proteine Bernardis Protein è la caseina. Cerchiamo di spiegare prima di tutto l'importanza del perché viene fatta questa scelta da alcuni criticati. La caseina deriva dal termine caseus, che significa formaggio. Ora praticamente ci rifacciamo alle parole che di un grande luminare, che è il professor Mainardi, ideatore del Surplus, il quale dice queste esatte parole: difficilmente le caseine possono procurarci danni, in quanto precipitano nell'ambiente acido dello stomaco, formando sedimenti, pietre, da cui gli enzimi staccano principalmente singoli aminoacidi e oligopeptidi come D e tripeptidi. Una volta nel sangue non sono distinguibili da analoghi aminoacidi provenienti dalla demolizione di altre proteine. Ricordo, tutte le proteine, sia animali che vegetali, sono composte dagli stessi aminoacidi una ventina, e le differenze chimico-fisiche sono date soltanto dalla sequenza, cioè dal modo con cui questa ventina di lettere si uniscono. Quindi è inutile dire che le parole, anche se sono diverse, le lettere dell'alfabeto sono sempre le stesse. Una parte delle caseine viene demolita come peptidi, che svolgono addirittura, afferma Mainardi, un'azione protettiva disinfiammante intestinale. Le Bernardis Protein, quindi, in questo senso, lo aggiungo io, aiutano l'equilibrio intestinale e rilasciano lentamente aminoacidi nel circolo sanguigno, mantenendo lo stomaco sazio con piccole quantità di alimenti. Poca conoscenza c'è riguardo alle proteine del latte. Le tipiche manifestazioni allergiche sono invece causate dalle beta-lattoglobuline e solo in misura minore dalle caseine.
mentre le alfa-lattoalbumine sono molto più abbondanti nel latte umano, invece in quelle vaccino noi abbiamo le beta-lattoglobuline come maggiore rappresentazione, che vuol dire che tutte le proteine del seno del latte, tutte le whey protein che noi andiamo ad assumere, ad acquistare, sono ricche prevalentemente di beta-lattoglobuline e non contengono alfa-lattoalbumine. Le alfa-lattoalbumine hanno un'azione protettiva sul nostro intestino e questo praticamente ci spiega bene il professor Mainardi che porta il Sertus. Ma nelle whey protein, le proteine, le alfa-lattoalbumine sono poco rappresentate e le alfa-lattoalbumine, a differenza delle caseine, praticamente non vengono digerite a livello gastrico, ma arrivano allo stomaco mentale e servono soprattutto a produrre nel bambino il lattosio. Le beta-lattoglobuline invece purtroppo si comportano un po' come il glutine, vengono in parte metabolizzate e quei tronconi residui che rimangono dalla loro rapida e veloce praticamente digestione praticamente svolgono un'azione antigenica potente creando allergie. Le Bernardis Protein, più rispetto quindi alle sieroproteine del latte, che abbiamo detto in parte contengono le alfa-lattoalbumine e tendono a far produrre lattosio, che in un bambino può andare bene perché il bambino poi c'è la lattasi che lo digerisce, in un adulto una whey protein che contiene anche piccole quote di alfa-lattoalbumine potrebbe praticamente dare gonfiori. Invece le Bernardis Protein sono appositamente delattosizzate e soprattutto sono prive di beta-lattoglobuline. Se vogliamo confrontare le sieroproteine del latte, beta-lattoglobuline, alfa-lattoalbumina, noi sappiamo che queste hanno una composizione molto diversa dalla caseina. Sono proteine che coagulano al calore e hanno un valore biologico però superiore alle caseine. E infatti le sieroproteine vengono, anche con tutti i loro difetti, assunte senza nessuna remora da atleti e possono essere assunti nel latte dei bambini, nell'infanzia, perché? Perché hanno la lattasi. La beta-lattoglobulina però rappresenta quasi la metà delle proteine del siero del latte vaccino, mentre l'alfa-lattoalbumina solo il 3,4% delle sieroproteine, ricordatelo. Quindi, mentre l'alfa-lattoalbumina è una proteina globulare dotata di un certo batterio statico e quindi strutturalmente molto simile all'isozima, le sieroproteine in genere portano praticamente a tutta una serie di problemi che possono disturbare l'intestino di un individuo. Invece la caseina è naturalmente un prodotto di madre terra, prodotto naturalmente dallo stesso uomo come dagli animali, a differenza del pane, della pasta, della pizza, dei dolciumi, cornetti, brioche, che sono purtroppo menti non fondate, in campo scientifico non possono indicare la caseina come un prodotto negativo. La caseina non richiede particolari enzimi tipo la lattasi per digerire il lattosio, che è sempre contenuto nelle sieroproteine, non contiene neanche oligosaccaridi non digeribili come vegetali, verdure a foglia verde e quant'altro. Insomma, non c'è chiarezza riguardo al comportamento nei confronti della caseina. La caseina è un alimento che precipita con un fenomeno semplice che è ottenuto mediante un processo digestivo, qual è il caglio, la caseificazione del latte scremato e lattosizzato, viene fatto essiccare al calore e poi con un getto d'aria si forma questa polvere, che è una polvere che poi una volta nuovamente a contatto con l'acqua si ricostruisce. La caseina quindi non ha conservanti, non ha elementi tossici di aggiunta, è veramente un prodotto naturale presente all'interno del latte che viene facilmente divisa dal latte mediante meccanismi naturali quale si ottiene nel processo di caseificazione mediante il caglio. Quindi stiamo parlando di una proteina ideale. Quale differenza c'è poi fra gli aminoacidi e le proteine? Che gli aminoacidi purtroppo hanno una tossicità più alta rispetto alle proteine, perché l'aminoacido produce troppo basi azotate, troppo residui amminici, che devono necessariamente essere metabolizzati nel ciclo
dal ciclo dell'urea, allontanati attraverso il ciclo dell'urea, se no forma un'ammoniaca che è tossica per il nostro organismo, e invece l'alfa-chetoacido, che deriva dalla transaminazione degli aminoacidi liberi, diventerà glucosio. Quindi noi praticamente l'unico vantaggio che abbiamo ad assumere aminoacidi semplici, come i MAP, come i son formula, è solo quello di avere praticamente in quel momento che l'assumiamo, per esempio durante un allenamento, una quota di zuccheri importante all'interno dell'organismo senza muovere l'insulina. Poi che funzione svolge la caseina? La caseina svolge una funzione importantissima: il nostro organismo non ha riserve di proteine. Mentre abbiamo riserve di grassi contro le quali combattiamo, sia a livello viscerale che a livello subcutaneo, e anche una quota di riserve di carboidrati significativi, in particolar modo il glicogeno epatico, che è quello l'unico disponibile per mantenere costante glicemia e che dura in media dai 70-80 grammi conservati all'interno del fegato. Il glicogeno epatico serve a mantenere la glicemia costante per 12-24 ore, ma noi non abbiamo una riserva di proteine. Per questo nel latte materno, madre natura, oltre alle siloproteine, che ricordiamo sono principalmente costituite da alfa-lattalbumina nel latte umano e non da beta-lattoglobulina, alfa-lattalbumina che è importante per proteggere le pareti intestinali del piccolo bambino, il latte materno ha una quota importante di caseina, la quale, assunta dal bambino, coagula nello stomaco, rilasciando lentamente aminoacidi e peptidi che vanno nel circolo sanguigno, uguali ai nostri aminoacidi e peptidi che svolgono importanti funzioni a livello intestinale. Quindi la caseina è l'unica proteina di riserva presente in natura, che grazie al suo lento rilascio di aminoacidi sostiene la sintesi proteica nell'organismo di muscoli, collagene, sostenendo la crescita del bambino ed impedendo nell'adulto l'invecchiamento. Questo è fondamentale, evitando soprattutto l'invecchiamento maschile, che noi sappiamo non essere l'osteopenia osteoporosi, ma è la sarcopenia. Adesso sta andando nello spazio un nostro italiano che rimarrà 5 mesi e studieremo i meccanismi di invecchiamento, di deterioramento della struttura ossea e muscolare, osteoporosi e osteopenia e sarcopenia, legati all'assenza di gravità. Quindi assumere proteine in un soggetto di una certa età ha un'azione fortemente anticatabolica. Quindi, ricapitolando, e mi soffermo qui e riprenderemo il discorso più avanti, la Bernardis Protein, le Bernardis Protein sono principalmente una proteina di riserva in grado di rilasciare lentamente aminoacidi essenziali, ma soprattutto oligopeptidi sotto forma di D e tripeptidi, ideali per garantire la crescita e il mantenimento delle masse muscolari, in particolar modo durante le ore notturne, come durante quindi il sonno, ma soprattutto durante il digiuno, ideale da assumere la mattina per ripristinare gli aminoacidi dopo il digiuno notturno, ideale come integrazione, oltre che per dimagrire, anche assumendo la sera prima di coricarsi e il mattino a colazione, cioè dare una continua nutrizione muscolare. Quindi le Bernardis Protein, lo ripeto, sono principalmente una proteina di riserva delattosizzata, prive di beta-lattoglobuline, prive di lattosio, prive di fattori che creano tossici, che creano intolleranze, in grado di garantire protezione muscolare durante il digiuno notturno e di ripristinare una quota proteica all'interno del nostro organismo necessaria per la sintesi proteica. In più, le Bernardis Protein, essendo delle slow protein, riescono a garantire per 420 minuti, cioè ossia circa 7 ore, un rilascio continuo di aminoacidi semplici, di peptidi, di tripeptidi necessari per garantire la neuroglucogenesi e la sintesi muscolare con azione anticatabolica. Grazie.